Al tempo dei tempi, in un piccolo regno di casette minuscole, di ruscelli mormoranti e di amene colline, vivevano anche una strega cattiva, un astuto lupo e un gigantesco gigante. I suoi terrificanti passi echeggiavano come il tuono per tutta la regione. Pipa popum. Yeah. Riuscirà Giacomino a fuggire dal castello del gigante? Lo scoprirete in questa favola di lupi, streghe e giganti intitolata Giacomino e il fagiolo. Tanto tempo fa, una povera vedova viveva con un figlio pigro e un po' sciocco in una piccola casetta. L'unica cosa di valore che possedevano era la mucca Carolina, che però cominciava ad essere vecchiotta. Di conseguenza, la quantità di latte che il ragazzo Giacomino portava al mercato diminuiva sempre più. È sufficiente a stento per la mia colazione. È arrivato il momento di vendere Carolina al mercato, disse la madre. Così il giorno dopo Giacomino legò la povera vecchia Carolina a una fune e la trascinò via. Lungo la strada per il mercato incontrarono uno strano ometto che chiese a Giacomino cosa faceva. Che fai, amico? Sto andando al mercato a vendere Carolina. Beh, io ti offro 5 fagioli in cambio. Cosa? 5 miseri fagioli in cambio di una mucca? Disse piuttosto arrabbiato. Ehi, ma i miei fagioli non sono mica normali. Sono fagioli magici. Se tu li pianti in appena una notte di tempo, cresceranno enormemente fino a raggiungere il cielo. Come hai detto, fino al cielo? Si informava il credulone. Pochi secondi dopo, Giacomino stringeva in mano i 5 fagioli e Carolina veniva portata via piuttosto di malumore, stupita di quanto valgono poco le mucche al giorno d'oggi. Su, Carolina buona! Quando Giacomino tornò a casa, la madre gli chiese a quanto aveva venduto la mucca. L'ho scambiata con 5 fagioli magici. 5 fagioli magici? Sei uno stupido! Un credulone, uno sciocco! Diede a Giacomino una bella scrollata, lo spedì di filato a letto senza cena e gettò irosamente i fagioli dalla finestra. L'indomani Giacomino si svegliò presto, ma notò qualcosa di strano in camera sua. Il sole entrava molto debolmente dalla finestra. Giacomino corse subito giù e con sua somma gioia e delizia constatò che i suoi 5 fagioli magici erano veramente germogliati in un'immensa pianta la cui cima scompariva in mezzo alle nuvole. Adesso voglio arrampicarmi fino in cima e voglio sapere dove va a finire. In lontananza, in mezzo al cielo, vide un immenso castello adagiato su una nuvola grigia. Sotto la nuvola che scaricava pioggia, vide l'Inghilterra, dove come al solito pioveva anche se era estate. Giacomino, saltando di nuvola in nuvola, alla fine raggiunse il castello e, stando in punta di piedi, riuscì infine a bussare. La porta fu aperta da una signora molto alta e molto magra. Buongiorno, signora. Può darmi un po' di quei fiocchi d'avena per colazione? Ecco, vede, a casa non ho fatto in tempo a colazione. Lo interruppe la donna. Sai, mio marito è un gigante e di solito per colazione mangia i ragazzi come te fra 2 fette di pane tostato. Comunque Giacomino gli fece pena. In realtà era una donna gentile, anche se il marito mangiava la gente. Quindi gli diede una ciotola fumante di fiocchi d'avena, ma non ne aveva ancora preso il primo cucchiaio quando un rombo terrificante scosse il castello. Presto,
Ma sta arrivando mio marito! Devo nasconderti da qualche parte o lui ti mangerà in un sol boccone! Così lo scaraventò nel forno. Giacomino vide attraverso la grata l'ingresso in cucina del terribile gigante. Presto, portami la colazione, moglie! Ehi, ma... All'improvviso, il gigante interruppe il proprio discorso e incominciò ad annusare in giro col suo naso spropositato. Ucci, 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 ucci! Moglie mia, qui sento odor di cristianucci! Che sia una fanciulla o che sia un bambino, ora me lo mangerò subito dentro un bel panino! Sciocchezze! Disse sua moglie. Questo odore lo fanno le due pecore che ti sei mangiato ieri. Sto bollendo i resti per fare il brodo. La spiegazione sembrò soddisfarlo. Finita la colazione nello stile tipico dei giganti, decise di mettersi a contare i suoi soldi. Dunque uno, due... E poi basta. Stanco di quel lavoro contabile, il gigante cominciava ad avere sonno. Portami la mia arpa d'oro! Suona avanti! Richiese il gigante e l'arpa si mise a suonare un'incantevole ninna nanna. E adesso portami la mia gallina magica! Fa l'uovo! Disse il gigante e lei fece un uovo. Uno splendido uovo d'oro, poi un altro e un altro ancora. Quasi annoiato della sua ricchezza, il gigante si addormentò. E mentre sua moglie se ne andava in punta di piedi, Giacomino aprì piano piano lo sportello del forno. Senza far rumore, si avvicinò al tavolo. Afferrò per il collo la gallina e sprecciò verso la porta. Il chiocciare della gallina svegliò il gigante. Oh, ucci, 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 ucci. Ah, stavolta lo sento bene, qui c'è odor di cristianucci e di una gallina. Inseguito dal gigante, Giacomino correva a gambe levate con la gallina che chiocciava sempre più forte, nonostante lui la tenesse per il collo. Mamma, prendi l'ascia! Urlò Giacomino appena la base della pianta di fagiolo divenne visibile. La madre di Giacomino impugnò l'ascia. Aspetta, non ancora, vecchia sciocca! Urlò Giacomino poco rispettosamente, mentre scivolava per gli ultimi metri fino a terra. Ma... Ora puoi abbatterla, disse, e la madre eseguì. Proprio all'ultimo momento la pianta cedette, e con un urlo terrificante il gigante si abbatté al suolo, evitando per un pelo la casetta di Giacomino. Secondo la leggenda, il gigante attraversò come un razzo il centro della Terra e sbucò dall'altra parte del globo. No! Ucci, ucci, ma che strano! Stavolta sento odor di australiano! Nel frattempo, Giacomino e sua madre attendevano invano che la gallina magica si decidesse a deporre il primo uovo d'oro. Non ne depose neanche di normale. E la domenica stessa finì in pentola e Giacomino e sua madre continuarono a vivere in ristrettezze economiche per il resto dei loro giorni. Avrete presto mie notizie tramite il mio avvocato!